you mm -hmm. tutti, eh, ringrazio sottosopra per avermi invitato a partecipare anche se a distanza ai vostri dibattiti e alle vostre discussioni e eh, ringrazio anche per l'attenzione tutti coloro che stanno partecipando a intersezioni a questa scuola estiva di politica internazionale molto interessante. Io eh, non parlerò a lungo, io credo di poter dire che ormai tutti si sono accorti che la guerra in Ucraina ha scatenato un rimascolamento generale delle carte e degli equilibri eh, internazionali. Non tanto forse nel quadrante eh, più interessato, che è quello dell'Europa, dove peraltro sono successe e stanno succedendo cose importanti, ma in un quadro più ampio, in un quadro globale. Partiamo però dall'Europa, eh, vicino a noi, siamo, siamo molto interessati a quello che sta succedendo. Come prima conseguenza della guerra in Ucraina c'è stato un netto spostamento degli equilibri interni all'Unione Europea. L'Unione Europea stessa si è eh, più avvicinata, ancor più avvicinata agli Stati Uniti e, e poi si potrebbe discutere se in una posizione di subordinato o in una posizione paritaria. Io credo che una posizione paritaria all'Europa con gli Stati Uniti dal punto di vista politico non l'abbia mai avuta, ma appunto se ne può discutere. Eh, però quello che è successo all'interno dell'Unione Europea è stato uno, uno shift importante dei pesi e dei poteri. Quello che era l'asse dell'Unione Europea, quello franco-tedesco, tradizionale, eh, non lo è più, non è più l'asse portante, la spina dorsale dell'Unione Europea. Adesso sono più importanti, dettano più le condizioni, paesi come la Polonia, come i Baltici, ovvero tutti quei paesi che, eh, entrarono nell'Unione Europea con l'allargamento quando il Presidente della Commissione Europea era Romano Prodi, con quell'allargamento che portò all'ingresso di dieci paesi contemporaneamente ed entrarono in quel momento nell'Unione Europea con una mossa estremamente gradita a Washington e agli Stati Uniti, ovviamente, eh, tutti i paesi dell'Est Europa che avevano un tradizionale atteggiamento di diciamo così, scetticismo nei confronti della Russia, scetticismo è ovviamente un eufemismo, <coughs> e che sono andati eh, fino all'inizio della guerra in Ucraina a costituire una specie di cordone sanitario eh, eh, antirusso o comunque russo scettico all'interno dell'Unione Europea. Sono questi adesso i paesi che eh, dettano il passo e sarà così sicuramente fino a quando durerà questa guerra. Ci sono paesi, però, come la Polonia, che si stanno attrezzando anche al dopoguerra. Si stanno attrezzando per... la Polonia si sta attrezzando per esempio dal punto di vista energetico, ha stipulato una serie di accordi, ha costruito dei rapporti, delle relazioni attraverso gasdotti e oleodotti con paesi produttori come la Norvegia al chiaro scopo di eh, tramutarsi eh, nello hub energetico dell'Unione Europea di domani. Non dimentichiamo quello che è successo nel frattempo, cioè i gasdotti Nord Stream fatti saltare, guarda caso, eh, no, in un modo che ha evidentemente penalizzato la, la, la Germania. Eh, quindi se già questa trasformazione interna dell'Unione Europea è importante e segnerà indubbiamente eh, i, prossimi, i prossimi decenni. Però ci sono trasformazioni Ancor più importanti in giro per il mondo, diciamo così, che sono evidentemente conseguenti eh, alla guerra in Ucraina. Per esempio, lo, lo spostamento verso est della stessa Russia. Io ritengo personalmente che questa sia una grande tragedia, la vera grande tragedia di tutto questo, naturalmente, fatta salvo le sofferenze del popolo ucraino, i morti, i sacrifici eh, crudelissimi che. Che molte popolazioni devono fare in questo periodo. Però, da un punto di vista più generale, da un punto di vista se vogliamo geopolitico, io credo che il, la rinascita di questo muro di Berlino eh, all'interno dell'Europa e questo continente europeo che in qualche modo si spezza in due con l'ovest europeo che va sempre più verso ovest, cioè verso gli Stati Uniti, e l'est europeo, cioè la Russia, che va sempre più verso est, cioè verso la Cina, sia un grande dramma, sconteremo le conseguenze molto a lungo perché non c'è niente da fare, la Russia è Europa e l'Europa non è completa senza la Russia, basta vedere la storia, la cultura, l'arte, tutto quello che ci ha formati nel corso degli ultimi secoli. Naturalmente lo spostamento verso est della Russia porta con sé un ruolo accresciuto da, della Cina perché la Cina sta approfittando di questa necessità russa. Faccio un esempio molto sciocco, eh, il Ministero della, dello Sviluppo Digitale russo ha appena in questi giorni comunicato che il 75% degli smartphone eh, attivi in Russia è di produzione cinese. Eh, questo avviene anche forse in una misura, anzi sicuramente in una misura inferiore, ma per esempio sul mercato dell'automobile. Quindi la Cina sta acquisendo sta mettendo radici eh, eh, che sono economiche ma poi diventeranno politiche se non lo sono già diventate in Russia e questo naturalmente aumenta il, il peso specifico della Cina che infatti per gli Stati Uniti è il vero avversario. Eh, la Russia è un, è un combattente a cui bisogna tagliare le unghie ma il vero avversario dal punto di vista strategico e per il futuro degli Stati Uniti è chiaramente la Cina, la Cina che a sua volta sta approfittando di questo sconquasso globale per eh, come dire, mettere i piedi, mettere la mano in, in regioni in cui prima il suo ruolo era marginale, pensiamo al Medio Oriente, non all'Africa dove la Cina è presente da tempo, ma pensiamo al Medio Oriente, questa mediazione che la Cina ha svolto tra Arabia Saudita e Iran, che proprio in questi giorni, nei giorni in cui sto parlando, hanno, sono, dopo sette anni di ostilità al, al limite della guerra, si sono di nuovo scambiati gli ambasciatori, è una mossa che eh, può cambiare tantissimi equilibri. E non a caso, non a caso proprio nei, credo un paio di settimane fa, eh, è arrivato in Arabia Saudita, passando attraverso l'Iran, il primo carico di merci partito dalla Russia perché ovviamente c'è anche una questione non solo di spazi politici, ma di spazi geografici e quindi di linee di comunicazione, linee di commercio. La mossa eh, della Cina in, per, per provare a conciliare eh, Iran e Arabia Saudita a, potrebbe avere delle conseguenze eh, vastissime. Pensiamo per esempio allo Yemen, pensiamo al Libano, pensiamo alla Siria, cioè tre campi in cui Iran e Arabia Saudita si sono contesi per, per molti anni, in tutti gli anni recenti, eh, un'influenza eh, politica e, ed economica. Pensiamo se dovesse avvenire una conciliazione anche in, in, in questi paesi, in seguito all'accordo, al nuovo accordo tra Iran e Arabia Saudita. Pensiamo a una Siria che non è più disastrata dalla, da, dalla lunghissima guerra che non è ancora finita e dalle sanzioni economiche, ma una Siria in cui per esempio i Sauditi e con loro i paesi del Golfo Persico che in qualche modo seguono l'influenza Saudita ecco una Siria in cui questi paesi investissero collaborassero allo sviluppo e alla ripresa economica pensiamo a un Yemen pacificato in cui l'Iran smette di armare gli Houthi e l'Arabia Saudita smette di bombardare a tappeto. Pensiamo a un Libano dove gli sciiti di Hezbollah aiutati dall'Iran da decenni si contendono la supremazia con... Eh, I sunniti appoggiati invece dall'Arabia Saudita. Ecco, il Medio Oriente in seguito a questo accordo potrebbe, ovviamente non lo sta ancora facendo, ma potrebbe cambiare in una misura radicale che non necessariamente andrebbe incontro ai desideri e alle speranze degli Stati Uniti eh, e dell'Occidente. Ecco, io ho come dire, buttato lì qualche elemento solo per sottolineare il fatto che questa guerra eh, in Ucraina è eh, palesemente ormai non è. Eh, più una guerra per un, la Ru, della Russia per appropriarsi di un pezzo di Ucraina o di tutta l'Ucraina. È una guerra, come peraltro ha detto lo stesso Putin e come hanno detto i suoi, i suoi uomini, è una guerra per eh, cambiare gli equilibri globali. Un altro segnale di questo intento, e il ministro degli esteri russo Lavrov lo ha sottolineato, nella sua maniera, come dire, ironica, ma anche piuttosto aggressiva, che in quella maniera che gli è tipica, Lavrov ha detto, in seguito alla, alla riunione dei BRICS che si è svolta in Sudafrica in agosto, ha detto eh, in occidente parlano, noi lavoriamo con i fatti concreti. Il fatto concreto a cui si riferisce Lavrov è l'allargamento dei BRICS, che da 6 quasi raddoppiano diventando 11. Questo allargamento <coughs> è uno dei tanti segnali di questo mondo in movimento di cui stiamo parlando ed è stato accolto eh, in occidente in due modi diversi. Da un lato eh, in qualche modo sottostimandolo, dicendo vabbè i BRICS sono una specie di club economico, di associazione economica, va bene così. E dall'altro invece sovrastimandolo, cioè mh, parlando di un pericolo, di una coalizione antioccidentale. Ora eh, io credo che sia sbagliata sia l'una sia l'altra interpretazione. Credo che l'allargamento dei BRICS sia il segnale che indubbiamente c'è un, un certo numero di paesi stanno approfittando di questo sconvolgimento globale per ritagliarsi dei margini di autonomia maggiori rispetto agli equilibri precedenti e alleanze eh, precedenti. Eh, ritengo anche che non si debba, però, immaginare. Che i BRICS siano una coalizione anti-occidentale. Non, non vogliono esserlo, perché ci sono paesi all'interno dei BRICS come l'India, che ha uno strettissimo rapporto con gli Stati Uniti in funzione anticinese, come il Brasile, che non hanno alcun interesse a mettersi in urto con l'Occidente e, e con gli Stati Uniti. Non solo non hanno interesse, ma non hanno alcuna volontà, non ci pensano nemmeno. E sono paesi importanti all'interno all dei BRICS. E idem come sopra, quelli che stanno entrando, io non mi immagino per esempio l'Arabia Saudita che, pur eh, come dire, facendo molte azioni per rimarcare una, una propria autonomia, si voglia mettere in urto con il tradizionale alleato americano. Eh, nello stesso tempo, eh, i BRICS, eh, ripeto, l'allargamento dei BRICS segnala palesemente il fatto che eh, chiamiamolo così il cosiddetto secolo americano cominciando in realtà è un secolo e mezzo eh, ha perso il suo appeal o parte del suo appeal e sta stretto a molti paesi io credo che questa, questa volontà di maggior autonomia vada rispettata e non vadano amplificati certi timori per esempio uno dei, degli obiettivi di cui si parla spesso eh, ne parlano soprattutto i russi è quello della dedollarizzazione dell'economia internazionale, cioè ridurre il peso del dollaro, che è oggettivamente più del, dell'esercito dell'esercito delle forze armate, l'arma più potente che hanno gli Stati Uniti per controllare la, la politica globale. Però la dedollarizzazione è un obiettivo che se mai dovesse verificarsi eh, va annoverato tra gli obiettivi del futuro lontano. Oggi il le transazioni in dollari a livello mondiale sono pari al 46% del totale ed è il record storico assoluto. Per fare un esempio, un confronto, le transazioni internazionali in yuan cinese sono il 3%. Quindi non parliamo dei rubli, non parliamo delle rupie. Ecco, quindi voglio dire la dedollarizzazione non è uno spettro che si agita già nelle, nelle, nelle anticamere delle nostre banche. Quindi io credo che di, di questo mondo che cambia vada presa soprattutto coscienza. Eh, troppo spesso, secondo me, l'Occidente considera che tutto ciò che non va incontro alle proprie politiche, ai propri valori, ai propri desideri sia ostile. Ma io credo che questo atteggiamento produca ostilità, non produca invece, come dire, concordia o acquiescenza. Credo che si debba eh, accettare il fatto che questo mondo sta cambiando e che noi non sappiamo in qua, esattamente in quale direzione. Può anche darsi che cambi per il peggio, noi non lo sappiamo. Que che però questo, questo cambiamento vada seguito con attenzione, non con eh, una ostilità pregiudiziale, e vada anche in qualche modo eh, accompagnato. Eh, perché. Il fatto che eh, molti paesi richiedano una maggiore autonomia strategica, richiedano in sostanza di poter gestire più direttamente le proprie sorti, è un, uno, uno sviluppo naturale. Noi non possiamo pensare che eh, tutto dipenda eh, dai, dai, dai nostri consessi. Quando si riunisce il G7 abbiamo... Il G7 le immagini, i servizi giornalistici, fotografici tendono a trasmettere l'immagine che quello è un consesso dove si decidono le sorti del mondo. Eh, si decidono molte sorti, questo è vero, ma non più quelle del mondo, non è più come vent'anni fa o trent'anni fa. I BRICS eh, in forma allargata, a 11, controlleranno a partire dall'anno prossimo, quando questo allargamento verrà eh, sancito, controlleranno il 36-37% del, del PIL mondiale, il G7 ne controlla il 41-42%, quindi ci siamo quasi. Stiamo attenti a non porci in una posizione di ostilità pregiudiziale perché eh, raccoglieremmo, io credo, eh, ostilità e non eh, invece collaborazione.